Mancano pochi minuti alla mezzanotte del 25 aprile e stiamo per pubblicare Immaginario. Qui c'è già la copertina. La sua realizzazione, per chi l'ha seguita passo passo sui social, ricorda un po' le modalità e l'affetto con i quali Geppetto, nella sua botteguccia, diede vita a Pinocchio. Alex De Simoni, nel suo studiolo ingombro di strumenti musicali decisamente alternativi, ha fatto un po' lo stesso e ieri, finalmente ha visto la luce Immaginario. Vivo tutta l'emozione della paternità perché in effetti è il mio primo disco dopo tantissimi anni ed è il mio primo disco che faccio da solo in realtà. In questo caso da solo vuol dire proprio anche che me lo sono un po' registrato da solo. Le fasi, chiamiamole pure di gestazione di Immaginario, sono state documentate da Alex sui suoi canali social. E ultimamente ero veramente lontano dai social, però poi ho capito che, perché avevo sviluppato una specie di overdose, una specie di avversione, poi però ho capito che se usati nel modo giusto sono davvero uno strumento di connessione, di comunicazione. Uno scambio di informazioni che può essere, che se poi non rimane solo virtuale, ma diventa veramente un modo di relazionarsi con qualcuno, ha la sua utilità. Un modo anche per sbirciare in quella sorta di psichedelica fucina dove Alex De Simoni distilla la propria musica. Il mio studio immaginario, come lo chiamo, ed è un po' sì, diciamo il tempio, il covo, il rifugio dove con gli anni hanno trovato casa tanti strumentini e un po' tutti i giocattoli e gli strumenti che ho usato, che mi hanno accompagnato. Perché immaginario? Immaginario è, in questo caso è simile a, come l'ho immaginato, come il ricettario, il dizionario, cioè tutti quei nomi che indicano una collezione di cose. In questo caso è una collezione di immagini che poi sono diventate musica, visioni, appunti di viaggio, oppure una collezione di cose immaginate. L'uscita di Immaginario è stata preceduta di pochi giorni da un'anteprima, il brano Le Cigalù. Per il musicista la cicala è proprio l'animale simbolo, mentre la formica è operosa su certi fronti, la cicala è altrettanto operosa, al di là della morale della favoletta, ma su altri fronti. Quindi è proprio un animale simbolo del canto, della musica. E in particolare Le Cigalù era nata proprio come appunto di un viaggio che avevo fatto nel sud della Francia, dove questo suono mi aveva accompagnato per 24 ore tutti i giorni ed era stato meraviglioso. Alex De Simoni, a dispetto della chioma canuta, è un giovane di nemmeno 50 anni, 47 per la precisione, ma possiede il background di chi di vite ne ha vissute almeno 5 o 6. Frontman fracassone del circo abusivo, insegnante di pianoforte e fisarmonica, l'esercizio dei tarocchi sotto la guida del maestro Alejandro Jodorowsky, il clandestango, la musica dell'anima e per l'anima. Alex è davvero un'anima sfaccettata a propria volta quanto un diamante. Questo è un approdo o è un'ulteriore tappa? Un po' tutte e due le cose. In particolare questo disco è un disco del presente, nel senso che fotografa come queste musiche sono oggi. Però in realtà queste musiche girano e viaggiano nel mondo già da alcune quasi 20 anni. Però le ho sempre suonate solo dal vivo. Questa di fissarle o dargli un'ipotetica immagine fissa è stata proprio un'esigenza che ho sentito negli ultimi tempi. Poi è anche un punto di partenza per nuove esperienze, certo. Quando riesci a sistemare qualcosa e collocarlo, è come fare uno spazio nuovo dentro di te, quindi poi si creano novità. Immaginario comunque è nato perché era momento, non è figlio, come molti altri prodotti dell'ingegno lanciati di questi tempi del lockdown, anche se un ruolo in fondo il lockdown lo ha avuto. Mi ha dato il tempo per riflettere un pochino e prendermi il tempo per fare una cosa che in realtà volevo fare da anni, che era quella di registrare questa musica. In realtà, più in generale, per me questo periodo di riflessione è stato, sì, proprio un momento di fare un po' il punto della situazione, ma personale, oltre che della comunità, della socialità. Me lo sono proprio fatto io, dove sono, cosa sto facendo e ora cosa voglio fare. Quindi è un po' più figlio di queste riflessioni, sì. Ma chi saranno gli ascoltatori di Immaginario?
Sicuramente chi già mi conosce e tantissimi amici o insomma persone che mi seguono conoscono già queste musiche, quindi loro già mi stanno scrivendo finalmente, non vedo l'ora di. Però grazie proprio a questa nuova possibilità offerta da questa specie di piccola campagna editoriale che mi sono inventato sui social, sto già avendo riscontri da tantissime persone che non conosco e che non avrei potuto conoscere se non così. Quindi mi aspetto, mi immagino anzi che questi che non ci sia un limite, insomma. Informazione utile per chi volesse ascoltare il primogenito di Alex De Simoni. Per il momento lo si trova solo in internet sul sito Bandcamp, scritto bandcamp.com, tutto attaccato. In particolare basta che voi scrivete alexdesimoni.bandcamp.com e arrivate direttamente sulla mia pagina, dove potete o semplicemente ascoltarlo oppure farlo vostro. Infine, la risposta spiazzante a una domanda quasi scontata. Chiamandosi Immaginario Raccolta numero 1, bisognerà aspettarsi a breve un seguito? Mi sono ispirato alla saga delle produzioni Van Disc, quelle dei Romantici Vagabondi di Valtellina Folk, che loro facevano le cassette e si chiamavano Volume 1, Raccolta 1. Questa cosa mi affascina. Anche se non ci sarà un 2, non vedevo l'ora di poter fare un disco che si chiamasse Raccolta 1.